il tuo popolo, che è rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Ecco, volevo avvisarvi che domenica prossima, 7 maggio, così come nelle domeniche 14 e 21 maggio, e solo in queste tre domeniche, per l'occasione delle processioni di Sant'Antonio, la messa delle ore 7:30 del mattino sarà anticipata alle ore 7. Anche quest'anno alle processioni è legato il concorso fotografico, giunto alla seconda edizione. Ecco, per le informazioni e il regolamento bisogna rivolgersi o in sacrestia o all'ingegnere Antonio Scarinzi di Vitulano. Ecco, come sempre il concorso non è riservato solo a fotografi di professione, ma a quanti amano dilettarsi nell'arte fotografica. Poi giovedì 4 maggio, come tutti i giovedì, nell'oratorio San Rocco alle ore 21 si terrà l'adorazione eucaristica. Ecco, volevo anche avvisare chi partecipa alla messa vespertina che il 7, il 14 e il 21, in occasione delle processioni, ecco, la celebrazione eucaristica inizierà alle 18:30, indipendentemente dalla processione, la quale giungerà per il termine della messa e, secondo un'antica tradizione, ecco, ci sarà l'accoglienza del santo con la benedizione eucaristica e la recita della supplica al santo di Padova. Quindi non vi preoccupate, la messa sarà in orario alle 18:30. La processione giungerà verso le 19:15. In questo momento vivremo la calata del santo. L'immagine, la statua della colonna di Sant'Antonio sarà esposta alla venerazione. Cercheremo di riprendere quello che è una usanza molto antica, di scendere dalla nicchia del santo per essere venerato. Antonio, che ha avuto quel Signore con Gesù Cristo, un tutt'uno nella preghiera, ci chiama anche a essere venerato e a rivolgere a Lui le preghiere perché Lui possa intercedere il Signore per noi. Questa messa è stata anche pregata per il ringraziamento ai devoti e ai benefattori di Sant'Antonio. Fratelli e sorelle, ci avviciniamo ad uno dei momenti più importanti del popolo santo di Dio che è in questa valle vitulanese. Durante il mese di maggio la statua miracolosa di Sant'Antonio visiterà i tanti devoti di questa valle ed il nostro buon Dio, ancora una volta, si manifesterà a tutti e a ciascuno attraverso l'intercessione del grande taumaturgo di Padova. Le processioni di Sant'Antonio nei paesi della Valle Vitulanese sono attese da tutti i fedeli, perché sono segno eloquente della manifestazione della misericordia di Dio che opera attraverso i Suoi Santi. Ogni anno siamo chiamati a manifestare pubblicamente la nostra fede nell'accogliere con gioia e devozione il simulacro di Sant'Antonio di questo convento di Vitulano. I momenti più importanti che vivremo nelle prossime settimane saranno sicuramente il trido di preghiera che precederà le processioni di Campoli, Cautano, Cacciano, Tocco Caudio e Vitulano e la tredicina del Santo qui in Basilica. Ed ora insieme preghiamo con quella preghiera che trovate sui foglietti che sono stati distribuiti. Insieme. Sant'Antonio di Padova, scendesti, 13 grazie tu chiedesti, tutte e 13 le ottenesti dalla Santissima Trinità.
fatemi grazia per pietà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio di Padova.
Ed ora insieme preghiamo il responsorio al Signore. Se tu cerchi di miracoli, morte, errore e calamità, demonio e tempra fuggono, risanano i credi. Svaniscono i pericoli, scompare la miseria, nati in alto quarto, dicano i malvagi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Prega per noi, o beato Antonio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore ed un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Adesso ci prepariamo per la benedizione finale, il rito della cavata è un rito semplice, però pieno di significato. Sant'Antonio sarà esposto durante questa settimana nella Basilica, ognuno di voi fare la preghiera, le sue preghiere davanti a questa statua, è stato invitato anche a fare questo. Ringraziamo davvero la vostra presenza così numerosa in questo momento bello di pregare con il Signore attraverso i suoi santi, e chinati in capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per ricordare oggi la calata di Sant'Antonio, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio di Padova la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Antonio di Padova ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo rimanga su di voi e sempre tale sia. Amen. Ecco, prima di congedare l'assemblea, ringrazio fin d'ora gli amici di Sant'Antonio per il lavoro che fa, il loro servizio che prestano durante tutto il tempo delle processioni e della festa del Santo, con un'esperienza particolare di fede, parlando anche di tanta pazienza e tanto sacrificio. Ecco, poi potete accostare alla statua del Santo e per l'occasione vi sarà fatto dono di un piccolo regalo. Sono dei fazzoletti che sono stati deposti nella nicchia di Sant'Antonio e potete portarli alle vostre case, a devozione del Santo. La messa è finita, andate in